Voglia di fare musica. Ciao, come state? Oh, spero tutti bene. In questa giornata soleggiata, in realtà oggi avevo voglia di mettere a posto il mio balcone. Quindi ho detto, esco, vado in un vivaio e vado a comprarmi delle piante, dei fiorellini da poter così colorare un po' il balcone per far vedere effettivamente che è primavera e quindi si respira aria di primavera. In realtà niente che dire, mi sono ritrovata con i vivai tutti chiusi e domenica, giustamente mi direte voi, scusami, tu sei in vacanza e anche gli altri lo devono essere, giusto? Allora ho detto, va bene, sai che c'è, continuo, proseguo di venire a vedere dove c'era l'oasi faunistica per vedere un po' il letto del fiume, visto che ne abbiamo parlato tante volte, per vedere un po' il letto del fiume come è cambiato, visto che continua a esserci siccità nonostante insomma le piogge, le poche piogge che ci sono state, ma questo non è servito a far sì che potesse arrivare insomma quella quantità di acqua importante e interessante per far sì che quest'estate insomma non dobbiamo rimanere senza. E allora, se siete curiosi come me, adesso andiamo proprio a vedere se riesco a mettere i piedini a mollo, a bagno, farmi portare via dall'acqua, oppure semplicemente dover camminare sulle pietre perché non c'è l'acqua. Per arrivare appunto al fiume e sembra di essere quasi in Africa, talmente è brullo e secco, e mi chiedo anche se gli uccelli, per l'avvistamento degli uccelli effettivamente ce ne siano, dove si riparano, perché anche le piante e gli alberi comunque tanti sono secchi. Va bene, siamo arrivati, cerchiamo di parcheggiare senza pensare che chiediamo da mangiare e andiamo a farci due passi. Stavo guardando che negli anni, da un po' che non vengo effettivamente, è cambiato il corso del fiume. Mi ricordo ad esempio che qui, vabbè, al di là che l'albero caduto non c'era, ma praticamente il corso del fiume era una cosa, cioè era largo, molto largo, non faceva questa, diciamo così, questa curva, ovviamente scorreva tutto dritto. E tutta questa parte di vegetazione in mezzo non c'era, quindi era tutta una spiaggia di sassi, di ciottoli, con il fiume che passava in mezzo delle laghe. Non c'è più del verde. Ci sono i tronchi bellissimi, questo. Questo, guardate, una volta pulito, molto bello, ma hanno fatto praticamente, dopo proprio delle sedute, come fanno in America, che cuociono i marshmallow, invece no, si faranno un po' di braci, si faranno la carne, però carino, attorno al fuoco a cantare una canzone con la chitarra. Ci manca la chitarra, ci manca il fuoco, ci manca chi canta, ci manca le persone, insomma, abbiamo solo praticamente la struttura d'asta. Va bene, continuiamo. Erano delle spiaggettine, anche un po' di sabbia. Ecco qui, dove vedete che praticamente è asciutto adesso, c'era ancora tutto il fiume che scorreva, poi c'erano delle fosse rapide, piccoline, dove potevi anche usarle a mo' di idromassaggio. Invece adesso sicuramente è una tristezza per il fatto che non c'è acqua e questo comporterà gravi disagi. Per il resto, vabbè, effettivamente la vegetazione è cresciuta e si è riadattata, quindi.
c'è un falchetto, altri uccelli che non si cosa siano, questa è cucciolosi naturalistica, poi c'è la vita nell'acqua con tutti i pesci, i pesciolini, chissà se ci sono anche i girini, non sono neanche di pesci, quindi la vita c'è. Negli anni, oltre al corso del fiume, la Pucacca, che c'è, questa zona ad esempio non si poteva attraversare, nel senso che la vegetazione era talmente fitta che facevi fatica ad arrivare e a continuare a camminare lungo il sentiero, invece praticamente adesso è diventato un parco. Poi è anche vero che, diciamo così, il bosco, comunque la parte vicino al fiume, ha sempre il suo perché, anche di mistero se vogliamo, quando ti addentri e passi in mezzo ai rovi e non sai che cosa trovi dopo. Vabbè, insomma, in qualche modo la mia curiosità è stata un po' appagata, per capire com'era questo luogo Angostura. C'è il sole, domenica non ho trovato i fiori, tra un po' vado a mangiare, ma secondo me prima di andare a mangiare mi faccio ancora una piccola camminata, mi godo ancora questo sentiero che appunto vi dicevo ormai è praticamente un parco perché si cammina bene, e magari mi prendo anche un po' di sole prima di ritornare e poi iniziare una nuova settimana, va bene? Quindi intanto una buona giornata a voi, spero che anche voi possiate trovare insomma dei luoghi come questi, magari anche da raccontare, mandare delle foto, come sempre emma.calibuno@libro.it, e chi lo sa, potrei diventare la vostra esploratrice. C'era un cartone animato che era Dora l'esploratrice, ecco, potrei essere così, Simona l'esploratrice. Forse lei aveva anche un aereo, non mi ricordo, devo andarlo a cercare, però interessante, potrebbe essere interessante. Vado, ciao!